Oltre un'ora di conversazione per chiedere tutto quello che interessa e preoccupa oggi millennials. Questo è l'obiettivo dell'evento organizzato da YouTube a Bruxelles con Jean-Claude Juncker. Tre giovani vlogger provenienti da Francia, Polonia e Germania diventati giornalisti per un giorno. Juncker è stato al gioco e ha mostrato grande capacità di risposta alle non poche critiche rivolte, ma anche comprensione ai problemi dei giovani che ha invitato a farsi sentire. Okay, so we have a media coverage. Now you're ready. La vlogger francese Laetitia Birbe non ha esitato a porre a Juncker domande su alcuni temi sensibili, tra cui quella relativa proprio al caso Barroso. J'ai dit, je me répète. Non ho problemi con il fatto che Barroso prenda a lavorare per un istituto finanziario, le ha risposto Juncker, ce l'ho con il fatto che si tratti di Goldman Sachs, ovvero una banca che ha avuto una qualche responsabilità nell'avvio della crisi finanziaria del 2007. En le sachant, en ne sachant pas, à l'émergence d'une crise financière énorme au cours des années 2007, 2008 et 2009. Un ruolo difficile è quello di Juncker oggi, che da politico e poi di livello comunitario si trova davanti alle critiche di un'intera generazione insoddisfatta. Ecco perché al vlogger tedesco Jonas Ems Juncker ha risposto: non si può fare politica oggi se non si hanno a cuore le persone e se non le si ascolta. Un'esperienza positiva per il presidente della Commissione che al termine dell'evento ha chiesto la possibilità di organizzarne subito un altro. Herzlichen Dank.